Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo il Flight Controller BETFPV F405 20AV5, scheda classe Toothpick dalle specifiche molto interessanti. Se volete acquistarla trovate il link in descrizione. All'interno della confezione abbiamo l'FC, due set di cavi per i collegamenti, un connettore XT30 per l'alimentazione, 4 viti M2 e 8 dadi sempre M2. Per quanto riguarda il cavo di potenza, all'interno del termorestringente troviamo un condensatore presaldato. Io direi di rimuovere subito il termo per vedere le specifiche del condensatore. Ok, come potete vedere abbiamo un condensatore Rubicon da 25V a 220 microfarad. Vediamo ora nel dettaglio il flight controller. Come abbiamo detto, si tratta di una scheda classe Toothpick che andrà quindi ruotata di 45 gradi. Le distanze dei fori infatti sono di 25x25 mm. Come possiamo notare, la scheda ha i soft mount che aiutano a diminuire le vibrazioni prodotte dai motori. Il processore è un F405 che dispone di sufficiente potenza per abilitare tutte le ultime feature, come ad esempio gli RPM filter. Qui abbiamo il chip dell'USD dedicato al sistema analogico. In ogni caso, se preferite usare questa scheda con sistemi in digitale potete farlo senza problemi. Io infatti abbinerò questa FC al sistema DJI. E a proposito di sistemi digitali, questo connettore si occupa di tutte le connessioni. Abbiamo alimentazione, terra, RX4, TX4, un'altra terra ed S-Bus. Possiamo quindi usare questo connettore per configurazioni DJI, WalkSnail e HD0. Da notare che l'alimentazione all'interno del connettore porta la tensione diretta della LiPo. A tal proposito verificate la tensione massima supportata dalla vostra VTX per evitare di bruciarla. Per quanto riguarda il giroscopio abbiamo un ICM42688. Di solito tutto quello che non è M+6000 non è ben visto. Tuttavia, essendo ormai l'M+6000 difficile da trovare, i produttori di flight controller stanno cercando delle alternative. Per quanto riguarda l'ICM42688, è un giroscopio che fa il suo lavoro. Rimane leggermente più sensibile al rumore rispetto all'M+6000, ma con un adeguato filtraggio si riesce lo stesso a volare bene. In questo punto notiamo il tasto boot per l'aggiornamento firmware. Il target di questo flight controller è BETFPV F405. Il tasto boot comunque serve solo in caso di problemi. Normalmente per aggiornare il firmware non è necessario premerlo. A questo punto diamo uno sguardo a queste due serie di pad per le connessioni, aiutiamoci con lo schema per capire meglio di cosa si tratta. Qui abbiamo un pad LED e un 5V che servono per collegare una striscia LED, mentre subito sotto abbiamo buzz più e buzz meno che servono per il buzzer. Per quanto riguarda il buzzer vi consiglio di usare quelli autoalimentati. Se non sapete come collegarli e configurarli potete seguire questo tutorial, ve lo lascio linkato in descrizione. 3.3V GND possono essere usati con periferiche che necessitano di questa tensione, come ad esempio le vecchie riceventi Spectrum. Andando avanti, questa serie di 5V GND RX1 e TX1 può essere usata ad esempio per un GPS. Qua sotto abbiamo le connessioni dedicate al sistema analogico. GND 5V e VIN possono essere usati per la videocamera, mentre GND, VBAT e VOUT possono essere usati per la VTX. È presente anche un TX6 per collegare un eventuale smart audio. Questi tre pad sono relativi alla porta dedicata alle riceventi, che è posizionata nella parte inferiore della scheda. Punticelliamo i pad S-Bus ed RX3 per riceventi FRSky, o punticelliamo i pad DSM ed RX3 per riceventi Crossfire, Express LRS, iBus o Spectrum. Una volta punticellati i pad relativi al protocollo scelto, possiamo usare il cavo fornito in dotazione e saldarlo direttamente sulla ricevente. Per Crossfire ed Express LRS vi serviranno tutti e quattro i fili, mentre per S-Bus, iBus e DSM solo GND, 5V ed RX3. TX3 può anche essere rimosso. Chiudiamo l'analisi della parte flight controller notando come sulla scheda non sia presente nessuna memoria flash per registrare i log della black box. C'è da dire che nei droni di piccole dimensioni non è strettamente necessario, ma alcuni potrebbero sentire la mancanza di questa feature, quindi sempre meglio precisarlo. Come tutte le schede classe Toothpick, anche questo flight controller dispone di ESC integrati. Infatti la parte sottostante comprende tutta la componentistica degli ESC. Vediamo nel dettaglio tutte le specifiche.
Gli escano chip BB21 e sono di tipo BLLS, inoltre hanno il firmware BlueJay già preinstallato. La corrente continua è di 20A con picco massimo di 25A. I protocolli compatibili sono di shot 150, 300 e 600, oltre a quelli analogici come One Shot, Multishot e PWM. I motori andranno quindi saldati direttamente nella scheda seguendo la numerazione classica di Betaflight. Ed eccoci arrivati alle considerazioni finali e devo dire che questa scheda BetaFPV mi sembra ben studiata. Buono il processore F405 che garantisce ottime prestazioni e non ha limiti di porte UART. Infatti sulla scheda ne abbiamo 3 complete di RX e TX. Questo ci permette di collegare contemporaneamente una ricevente, un sistema digitale ed un GPS. Gli ASC da 20A ci danno buoni margini per poter abbinare questa scheda a motori da 3 o 4 pollici. Avere BlueJay già installato è molto utile e ci permette di attivare subito gli RPM filter su Betaflight. L'unico limite di questa scheda è poter essere usata solo con lipo massimo da 4 celle. In generale le 4S vanno bene per droni da 3 pollici in giù, ma qualcuno potrebbe aver necessità di usare il lipo da 6S magari per un CineWhoop o simili. A tal proposito quindi potete valutare il modello F722, ve lo lascio linkato in descrizione. Per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventandomi patrons cliccando il link a fine video.